Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazareth: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Con questa parola profetica Gesù svela il pensiero dei suoi concittadini. Lo fa poi ricordando loro alcuni esempi in cui alcuni profeti di Israele avevano fatto dei gesti profetici a persone che non erano ebrei, che non appartenevano al popolo, quasi a dire che Dio opera prodigi laddove trova fede e non l'aveva trovata nel popolo di Israele. Così è a Nazaret, dove Gesù torna e dove i suoi concittadini che stanno a vedere in realtà sono pieni di dubbi, pieni di obiezioni. Non credono che lui possa essere il profeta, non capiscono le ragioni, le motivazioni di quello che lui sta facendo lontano, con l'annuncio del Vangelo, con le guarigioni, di tutto ciò che hanno ascoltato. Semplicemente pongono davanti a Gesù le loro obiezioni. Noi conosciamo chi sei tu, noi sappiamo da dove vieni, quindi come puoi fare o essere quello che dici? È una chiusura, un blocco. E Gesù, con questa sua parola profetica, svela, toglie il velo a questa ipocrisia di loro che sono lì con una presunta accoglienza che in realtà invece si trasforma subito in rifiuto. Gesù infatti scatena la loro furia, il loro desiderio addirittura di ucciderlo, e questo non perché Gesù fosse profeta, ma perché loro sono stati svelati nella loro ambiguità, nella loro ipocrisia. Ecco allora che tutto questo serve anche a noi, anche per noi. A volte il mistero di Dio, il modo con cui Dio ci viene incontro, può apparire qualcosa che ci spaventa, che ci blocca, che ci può apparire effettivamente non come noi ce l'attendiamo. È questo il motivo per cui siamo chiamati a porci di fronte al Signore, riconoscendo che il profeta, la profezia, la parola di Dio è sempre qualcosa di scomodo che ci mette di fronte alle nostre incoerenze. E ve lo vogliamo chiedere per questo tempo di Quaresima, che possiamo fare i conti con le nostre fragilità, le nostre paure, ma deponendole davanti al Signore, fidandoci di più di Lui, accogliendo il suo modo di amarci e perdonarci. Il nostro fondatore San Paolo della Croce, nelle sue esperienze missionarie, incontrò diverse volte delle resistenze entrando in villaggi o città. Immediatamente coloro che non accettavano una vita cristiana seria e onesta gli si opponevano, e lui in realtà si poneva di fronte a loro con un atteggiamento di profonda umiltà, ponendosi in ginocchio, ponendosi di fronte alla croce, confondendo queste persone che credevano che invece lui fosse lì per ammonirli, rimproverarli, giudicarli. E tutto questo atteggiamento, quindi, di umiltà, di preghiera, di invocazione, serviva non solo per convertire loro, ma per rinnovare tutti coloro che erano attorno.